un nuovo concorso letterario con Castellamonte. Col Caffè 3, alle, insomma, contento perché insomma riesce anche stanno a buttare un pe, l'autrane alla via Calampottun, sta invece insomma proprio contento, insomma pizza e 60 partecipanti. Quanti sono i premiati? A Disneyland, comunque fino adesso arrivo, ma dopo l'uma più niente. Prossimo anno un'altra edizione? Spero, ma sì, anche se lei cambia amministrazione, però anche Custi hanno appoggio proprio, insomma contento perché andando a mal, per una che andando a sparei. I corsi adesso sono ripresi, stanno riprendendo? Mercol, Nancol, Caivan, col dopo. Mercol, Nestudeso, Mercolet, come insomma torna alla scuola. E l'adesione è sempre alta? Eh beh sì, per il momento. Per una, a parte cui vei e anche noi, era proprio c'è mamma in cizza per me, sono ben contenta che venga. Presente stamattina per la premiazione? Sì, faccio parte della giuria e è veramente un piacere venire sì a Carlamont perché hai veramente tanta gente che si interessa e hai tante masnà che ancora si impegnano, si ingaggiano, scrivono, fanno lavoro in piemontese e sono merci al lavoro della nostra amica Vittoria che è riuscita a buttare un gruppo veramente invidiabile. C'è una rinascita della lingua piemontese? Beh, diciamo che all'Enenca sia una carsua, si spera che finisca Enenca, cercuma ten la viva, ecco, questa è la speranza, ten la viva, poi sa carsa tanto di guadagnato. Sono frequenti i corsi, i concorsi in lingua piemontese in Piemonte? Beh, ho fa goi quando costruiva da delle scuole come quella là di Vittoria perché è tu che tanta gente che ha la voglia di scrivere, di apprendere, non sempre si riesce a fare un'esagerazione del corso perché diciamo che la moneta è sempre più curta e la gente deve attraversare mezzo Piemonte per andare a fare lezioni. Però io da dire che mica tanto streva che post come qui, ando qui a Masno, nonno, grande, città che ha voglia e torna a scrivere e lese in piemontese, lo che fa bene. A Saruma non tanto, ma a Sduma abbastanza da fare. Quindi sono giovani ma soltanto spinti dai nonni dei genitori o anche qualcuno che non ha parenti che li spingono eppure vengono ai corsi? Io ma che i nonni vuoi andare a dire che c'è una firvoia e parlare le spiemontese che ora ci sanno e il parlo niente. E io anche della gente che sono niente qui che io apprendi a lese, scrive e infine a parlare il piemontese. E lui vuoi andare a noi a spiemontese un face a pensare di ma slam prendile o porla io in Calemanc piemontese, forse le mie che noi as desgruppo una firvoia e as dago un po' pitanda fea parlele.